Salve amici, sono le 4:30 del mattino e siamo in viaggio per la nostra meta, il fiume Mincio. Siamo anche a metà gennaio e fa davvero freddo in questo periodo. Le temperature al nord sono abbondantemente sotto lo zero, la notte siamo arrivati addirittura a meno 10 gradi. Gireremo questo video sul fiume in compagnia di quattro amici che incontreremo lungo la strada. Allora, siamo tutti, Enrico Parmigiani, Mauro Vittino, Massimo Bravo e Roberto Bussolari. Possiamo andare verso il Mincio. Siamo arrivati su una delle due poste, quella di Massimo e di Mauro. Enrico gli sta spiegando le caratteristiche del fiume in questo tratto. Tutti e quattro i pescatori sono molto esperti di pesca in fiume, quindi i presupposti buoni ci sono. L'acqua è molto fredda, soprattutto in questi giorni c'è stata pochissima corrente, quindi temiamo che si sia abbassata parecchio. Comunque il sole di questi giorni, che ci dovrebbe essere, dovrebbe riuscire a scaldare quel minimo l'acqua da consentire le catture. Enrico, quali sono le differenze fra il car fishing praticato in fiume e quello in lago? Sostanzialmente la differenza è che pescando in fiume siamo spesso e volentieri di fronte a pesci comunque molto più attivi, molto più selvatici durante tutto l'arco dell'anno, come invece non può non essere in lago, quando in inverno oltre al ghiaccio i pesci sono veramente fermi e se non abbiamo una perfetta conoscenza del posto sarà ben difficile catturare. In fiume, grazie soprattutto alla corrente che fa in modo che i pesci siano costretti a rimanere in movimento, abbiamo buone possibilità di cattura, soprattutto in questo periodo, come questi giorni che siamo all'inizio di gennaio, di catturare qualche pesce. È una pesca spesso e volentieri molto più, diciamo, rude rispetto a quella che potrebbe essere la pesca in un lago, perché proprio per le peculiarità del fiume siamo di fronte ad ambienti molto più selvaggi, molto spesso molto più ricchi di ostacoli, pesci alquanto combattivi, e quindi anche le nostre attrezzature, il nostro approccio di pesca dovrà essere logicamente rapportato proprio all'ambiente che stiamo affrontando. Per quanto riguarda invece i settori del fiume, quali sono quelli dove bisogna ricercare le carpe? Partendo da questo periodo in cui siamo adesso, che è l'inizio di gennaio, quindi in questo caso temperatura dell'acqua a 4 gradi e 2, se stiamo pescando in rettilinei con fondali di terra dobbiamo avere la certezza di pescare vicino comunque a ostacoli sommersi. Sicuramente nelle giornate di sole come queste le zone più interessanti saranno proprio quelle vicino a ridosso delle prismate, perché con l'acqua pulita come abbiamo oggi e i sassi saranno le zone dove più facilmente si riscalderà l'acqua e di conseguenza più facilmente andranno le carpe a cibarsi. Gli stessi settori di cui abbiamo appena parlato per la pesca invernale, in estate sicuramente non necessitano di una così accurata localizzazione di punti di differenza di fondale o di ostacoli, perché con una grossa posturazione
avremo comunque la possibilità di deviare i pesci verso il nostro settore di pesca. Un discorso a parte va fatto per un ambiente che però purtroppo possiamo trovare quasi esclusivamente nel Po. In questo fiume, ad esempio, si creano vaste sabbiaie dove nell'immediato sottorio troviamo acqua bassa difficilmente superiore ai 2 metri. In questi settori, appunto, soprattutto d'estate, nelle ore notturne, molti branchi di carpe si spostano dalle acque più profonde e più impetuose, si spostano in queste zone di acqua bassa alla ricerca di cibo. In questo caso possiamo fare pescate veramente molto divertenti. Non è raro fare anche oltre 20 pesci nell'arco di una nottata. Sono settori però che molto difficilmente producono carpe di grossa taglia. Diciamo che la media si può attestare intorno ai 7-8 kg, con punte non oltre i 15. Enrico, in fiume, data la quantità di alimento naturale presente, c'è davvero la possibilità di prendere prede da record. Dove si possono insidiare queste carpe? Bisogna fare alcune differenze, perché io ho notato ad esempio che, parlando di prismate, esiste una differenza veramente rilevante sulla taglia del pesce. Dico questo perché credo che nelle sassaie composte da piccole pietre sia molto più facile per i pesci di piccola taglia spostare i sassi alla ricerca di cibo. Questi pesci, essendo numericamente maggiori e molto attivi, possono dar fastidio anche ai pezzi di grossa taglia, che sicuramente ricercano più tranquillità e una minore competizione alimentare. Altre zone di fiume dove possiamo sicuramente incontrare carpe molto grosse sono tutti gli estuari dei fiumi, ovvero tutte le zone di fiume ad acqua salmastra. In questa parte del video parleremo delle tecniche di pastorazione delle esche da utilizzare nella pesca in fiume. A seconda dei vari ambienti e dei vari tipi di fondale che incontreremo, dovremo adottare accorgimenti specifici. Nei fondali di terra, di sabbia, soprattutto durante il periodo estivo, potremo permetterci di spargere la nostra esca su territori abbastanza grandi. Su aree di 50, 60, 100 metri potremo riversare diversi chili di esca, dai 10 ai 15 kg. Questo perché le carpe in questi periodi saranno molto in attività e grandi banche perlustreranno questi settori, soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore della mattina. Diverso è il discorso per quanto riguarda la pasturazione nel sassai. In questa situazione ci converrà pasturare in settori ben specifici grandi quantitativi di esca. È consigliabile, a causa della dispersione dell'esca, creare grosse pale di pastura utilizzando granaglie e pastura dolce da fondo, fioccato di mais o method. Parleremo ora delle esche più idonee da utilizzare nella pesca in fiume. A causa dell'elevata presenza di pesce bianco in fiume, sarà consigliabile utilizzare boilies. Queste dovranno essere preparate con beer food mix, aromatizzate con aromi alla crema o alla frutta e soprattutto opportunamente dolcificate. Nei casi si intenda venire a pescare in fiume senza pasturazioni preventive, un'ottima esca saranno le granaglie. Nella pesca in fiume è sempre consigliabile utilizzare esche affondanti o ben bilanciate. Questo perché le carpe sono abituate a cibarsi sul fondo. In caso di scarsa attività è consigliabile utilizzare esche pop-up. A maggior ragione nel caso in cui si intenda pescare su sassaie, dove queste ultime esche risulteranno particolarmente visibili durante il passaggio delle carpe.
Facciamo ora una breve parentesi per quanto riguarda l'attrezzatura nella pesca in fiume. Parliamo subito del rod pod o dei picchetti, quali dovranno essere ben saldi al terreno, in quanto spesso le partenze delle carpe saranno violente. Le canne dovranno essere potenti, da un minimo di 3 libbre in su. Questo perché dovranno accompagnare piombi dal peso minimo di 150 fino ad arrivare a 200-250 grammi. Sui nostri mulinelli, dotati di un rapporto di recupero abbastanza lento e quindi molto potenti, dovremo installare un nylon dello 0,45-0,50. Questo perché avremo spesso problemi di sfregamento su sassi o ostacoli sommersi. Inoltre, consiglio vivamente di non utilizzare shock leader, perché tra il nodo di congiunzione di quest'ultimo e la lenza madre si andranno a fermare spesso alghe e altri detriti portati dalla corrente. In questo tipo di pesca è fondamentale utilizzare segnalatori acustici con una buona regolazione della sensibilità. Questo perché in caso di forte corrente o nel caso in cui il fiume porti numerosi detriti è necessario abbassarla. Inoltre è importante utilizzare indicatori visivi che abbiano un buon contrappeso per contrastare la corrente. Guelmicio è un fiume che nasce in località peschiera del Garda, proprio dal lago di Garda, ed è comunemente diviso in due zone. Micio alto, che sarebbe il tratto che va dal lago di Garda fino alla città di Mantova, e il micio basso, che sarebbe il tratto che parte dalla città di Mantova e finisce fino allo sbocco in Po. Il tratto di micio alto è caratterizzato da un'acqua molto cristallina, un'acqua molto pulita, un livello medio che va intorno ai 4 metri di profondità, ed estate molto molto ricco di alghe ed erbai. Anche in questo tratto possiamo trovare carpe molto molto interessanti. È un po' più difficile da affrontare per quanto riguarda la corrente, gli erbai come ho appena detto, e l'elevatissima presenza di cavedani, barbi e pesce bianco di disturbo. Arrivato a Mantova, il fiume Micio forma i 3 laghi, lago superiore, lago di mezzo e lago inferiore. Anche questi, neanche da dire, tutti molto pescosi per quanto riguarda il discorso di carpe. Sotto il lago inferiore c'è un tratto di riserva denominato Ballazza, caratterizzato da un ambiente molto paludoso. Una zona infatti dove durante il periodo di riproduzione delle carpe possiamo vedere degli spettacoli veramente incredibili. Da qui inizia quello che è denominato il tratto di Micio Basso. Questo tratto, diciamo che l'acqua è molto più, possiamo dire, anche inquinata, più sporca rispetto al tratto di Micio Alto. La profondità media è leggermente più alta, possiamo trovare punti anche con oltre 9 metri di profondità. È caratterizzato da lunghe sassaie che sono state fatte per proteggere appunto gli argini, dall'erosione che prevalentemente è causata dalle grosse onde causate dalle navi turistiche e dalle navi per il trasporto merci. Questo è il tratto dove possiamo anche più facilmente catturare carpe, diciamo il tratto più ricco di carpe. Poco prima dello sbocco in Po del Micio troviamo la cascata o la chiusa di Governolo. In questo tratto il Micio si biforca in 2 rami, uno che attraversa appunto la cascata e l'altro che attraversa una chiavica che viene utilizzata dalle barche per superare il dislivello causato da questa cascata. Questo tratto di circa 2 km che unisce la cascata sul Micio alla sua foce nel fiume Po è probabilmente abbastanza difficoltoso da pescare, presenta alcune particolarità dovute innanzitutto dai repentini alzamenti e abbassamenti del livello che sono causati appunto dal Po, perché questo tratto ha lo stesso livello del Po. È un tratto molto più stretto rispetto a tutto il resto del Micio e quindi con una corrente anche molto molto più accentuata. Quindi riscontreremo le difficoltà tipiche della pesca in fiume vera e propria, quindi buona profondità, corrente molto sostenuta e un'elevatissima presenza di ostacoli. Amici carpisti, siamo giunti alla fine di questa sessione di Carp Fishing in fiume. Ringraziamo i protagonisti di questo video, Mauro Mittino, Massimo Bravo, Enrico Parmigiani e Roberto Bussolari. E noi ci vediamo presto per un'altra avventura di Carp Fishing.
Bene, siamo tornati dopo la fredda sessione dell'inverno passato, qui sul Mincio per tentare di catturare carpe in condizioni davvero diverse. Siamo in primavera, quindi le carpe sono in piena attività, tant'è che in circa 2 ore di pesca ne abbiamo catturate 4 e 2 ne abbiamo slamate, e speriamo davvero di regalarvi qualche bel pesce. Ciao, sono Massimo, ora vi mostrerò come maneggiare la carpa per fare le fotografie, pesarla e quindi rilasciarla nella migliore maniera possibile. Come vedete abbiamo appoggiato la carpa su un materassino adeguato, ben imbottito. Ora, prima di maneggiare la carpa, un consiglio che do è di togliersi l'orologio, così non graffiamo semplicemente la carpa. Per sollevare la carpa metteremo 2 dita sotto questa pinna, in questa maniera non le schiacceremo la pancia in modo che lei non si senta proprio soffocare. Con la mano sinistra in questa maniera sotto la pinna anale ed ecco che solleveremo la carpa in assoluta sicurezza. Al grande Renato, che ci viene sempre a trovare. Del minimo l'amicizia, del questo e dell'altro. Thank you.
Siamo giunti alla fine di questo video sul carp fishing in fiume. Ringraziamo Massimo Bravo per la cortese collaborazione e anche gli altri ragazzi che hanno partecipato alla sessione invernale, Enrico Parmigiani, Roberto Bussolari e Mauro Mitino. Grazie Massimo ancora. Dai, e con voi un arrivederci, a presto al prossimo video.